Petrarca rivendicava la sua autonomia di poeta nonostante frequentasse i signori e le corti. Come la vede? Lui è un dottore della legislatura, quindi essendo un grande avvocato, un grande retore, secondo me è vicino al potere, è congruo al potere. Ma questo non significa che questo metta a repentaglio la sua autonomia poetica. Petrarca fa una scelta inequivocabile. Prima con i Colonna nella fase avignonese, poi con tutti i signori della Valle Padana, fino ai da Carrara, Azzo da Correggio, i Visconti a Milano. Questa scelta che Petrarca fa provoca lo sdegno, lo sconcerto dei suoi amici di Firenze. Ed è una scelta politica, strategica. Da qui nasce l'umanesimo. Petrarca decide che occorre avere il mecenate. Senza il mecenate, la rinascita delle lettere, della cultura e delle arti non avrà le gambe per camminare. Francesco Petrarca a Giovanni Boccaccio. Tu rilevi che ho sprecato una buona parte del mio tempo alla corte dei signori. Per non dare spazio a equivoci, voglio che tu sappia la verità. Sono vissuto apparentemente con i potenti, in realtà furono loro a vivere con me. Mai intervenni ai loro consigli e molto raramente ai loro banchetti. Non mi sarei mai potuto adattare ad un sistema di vita che mi privasse anche un po' della mia libertà o mi distraesse dai miei studi. Perciò, mentre gli altri correvano a palazzo, io cercavo il bosco o mi rinchiudevo fra i miei libri nella mia stanza. Non so se è chiaro, Francesco Petrarca scrive al suo amico intimo Giovanni Boccaccio e lo fa non per ragioni particolarmente edificanti, forse lo fa per giustificarsi, per dire all'amico: guarda, non mi interessa il potere, non mi interessano i potenti, ciò che mi interessa davvero sta nella mia stanza, tra i miei libri. Ma allora, che cosa vuole custodire?